Allora, piccolo patatino, dove siamo? Siamo a vedere un hotel abbandonato. Sono stanco, ieri sera sono andato tardi, gran botta, oggi è presa male. Io non lo racconterei. Dai, racconta, racconta la novità della giornata, che è molto più importante. Quanti allora, siamo ragazzi, oggi? Oggi siamo in 5, compreso Samuele che è dietro lo schermo, che sta registrando. No, e abbiamo una ragazza nuova con noi oggi che è un'iscritta sul canale, che ci segue da tanto tempo, si chiama Miriana, puoi presentarti te. Sono Miriana, mi seguo da 2 anni ormai, dal video zero. Eccoci qua. Sei felice di essere qui con noi? Situazione surreale. Pensavo dicesse poco, speravo. No, è capitato che è venuta in vacanza vicino alla nostra zona, allora ci ha scritto, noi le abbiamo proposto praticamente di organizzare un'esplorazione insieme a questo punto, anziché fare soltanto un caffè o un aperitivo. Qui Jim Bro sono cariconi. Infatti pensavo di nessuno schiaffo. E niente, quindi siamo venuti a vedere un hotel abbandonato che è qui alle nostre spalle e direi che... quando non c'è nessuno. Pensa che ho filmato per tutto il tempo te e mi sono accorto ora che c'è il comune lì dietro, dovrò blurrare tutta la veloce, veloce. Bello però così. Magari sì, l'hai chiuso, è un grande cara. Sei veramente un cara, ti do un bacio veramente. No, ti ringrazio. Siamo abbastanza. Ma sì, dai. Vabbè, è tutto aperto. Bello però. Che stile è questo qua? Scusa, fascista. Questo vero? Sì, questo sì, dai. Un po' alla Mussolini. Ma sì, due foto. Anzi, mi aspetto che da un momento all'altro compaia lì dal coso, faccia... No, mi dissocio. Permesso. Permesso come? Di dire permesso. Perché 3 volte? Perché se c'è uno spirito scappa. Ehi, c'è qualcosa. Giuro. Poco? Ma sono le sedie. Ma questa sei sicuro che lo diceva a scuola, esatto. Anche se qua è una roba scolastica. Chi è che ha detto che era un hotel? Sono piccoli, Chi è che ha detto che era un hotel? No, io non ho detto. Sì, l'hai detto. Volevo dare la colpa a qualcuno, lo so chi è che l'ha detto. Facendo che stava detto cara. Sei un coglione, l'ho detto. Sei veramente un cretino. Sono informato male. Ah no, il cazzo, raga. Secondo avviamento. È una scuola. È militare. Fascista. No. Qua c'è il terzo avviamento. Vedi? Bene qua. Si sta bene qua, fresco. Sì, dai, fresco. Ma poi ce l'ha da roba militare, cioè guarda le brandine. Scusa, a scuola tu dormivi, io no. All'asilo? Vabbè, sì. Però non ti... Cioè, tu eri coccinella o avviamento? Io ero coccinella, farfalla. Io ero farfalla. Guarda che figo sto pulsante. Magari. Questo così è tipo lo scaffuzzino. Sì. Io non lo sai. C'è una coperta un po' che si è ristretta un po' limita. Ma dici che mettiti addosso. Ma guarda, questa è una coperta. Sì, c'è il tessuto. Ci avrà 7000 anni. Sì, dai, diciamo che è duro. È per quello che ti dicono, non è una scuola. Sì. Però ragazzi c'è una bici. C'è una bicicletta. Penso anche rubata, così sentimento. Qui cos'è che c'è? Una bicicletta, penso anche rubata. Sì, lì ti fa una bella botta se respiri quella roba lì. Che robaccia. Qui si dormiva, non dai, ci vedo. Qui c'è del Ventelan anche, guarda. Oh, decente lì. Una roba del genere. Bello. Cos'è lì? No, ascoltate. Ah no, le 1000 questo però è la diviso in 7 più. Allora le decidiamo o qui o su o giù o destra. Bisogna che ne facciamo tutti. Facciamo tu, dai, passa da lì. No, bello il passeggino. Il passeggino poi c'è anche l'ombrello. Qualcuno sicuramente qui è venuto. Ma poi l'ombrello è recente, sembra. Molto recente, non penso che sia molto vecchio. Qualcuno? Ho sentito un po'. Non so se eravate voi, questo è un rumore. Adelante. C'è qualcuno? Allora, raga, qua ci sono tanti passi, quindi vuol dire che qualcuno è passato. A voglia. Però nessuno risponde. Che fresco, bello là, ci sono i disegni dei bambini. Anche qui sono le scarpe rosse, ho visto. Qua è bello, sì, bellissimo. Carino, bello. Ma anche questo un fuoco. Yeah.
C'è qualcuno? No, non c'è qualcuno. Così mi arriva un'accettata in merda, magari. Sai che ridere? Merda. Sai quanto cazzo sta? Bello, cos'è sto macchinario qua? È una lavatrice. Ma che cazzo dici, cara? Cazzo è un lavaposate. No, è un'impastatrice. Impasta la pasta. Al massimo è una lavastoviglie. Sì, ma lavastoviglie. Al massimo, non una lavatrice. Industriale. Lavaposate. Aspetta, sentiamo un ragazzo di 700 anni fa che lui la sa. Fatemi vedere. Oh, hai la ragnatela addosso. Se ne punti le luci. Aspetta, che bisogna che parliamo uno alla volta, perché sennò qua è un casino. No, io mi dissocio. È anche una lavastoviglie. Lavastoviglie? Sì. E invece, appunto, che è una lava posate, non una lavastoviglie. Beh, uguale. Non è uguale. Bellissima sta cacca. Gigantesca. Perché mi fa strano non ci sei? Io ci ho visto. Comunque hanno provato a murare tutto. Sì, dove siamo? Ale! Sì. Oh, Ale. Dimmi. Ci sono delle ciabatte. Dura. Le vuoi? Belle quelle. C'è, sarà un morto. Come si apre? Ah, c'è una meraviglia. No, non è vero, dica. No, perché pensavo fosse qualcuno. Dica, non è vero. Cioè, guardaci, è una cosa strana. Merda. Non pensavo ci fosse così tanta roba qui dentro. A meno che non passano gli youtuber anche lì. Bella anche questa vetrinetta qua, l'hai vista, Sam? Aspetta che Ale lì che... Sì, benessere qua. Oh, 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 oh. No, siamo... È venuto da... Perché? Gator. Hai visto la marca? Te ricordi? Zanussi. Dai. Te lo ricordi? Ah, sì, su nell'hotel. Sì. Sì, è che è talmente grande. Io sono già stanco, voglio andare a casa. Cioè, comunque considerate, raga, che siamo ancora al primo piano. Cioè, piano e dobbiamo ancora finire la parte sotto. Per la legge dei grandi numeri ci deve essere. Guarda, su qualcuno. Parte sotto, aspettate di trovare le camere. Sì. E con dentro qualcuno anche. Un cadavere magari. Cara, ci sono i tuoi jeans per stasera. Se vuoi andare a fare qualcosa qua. C'è una cappella, guarda. Ah sì, è vero, c'è la croce. Dopo magari ci diamo una cosa. Che c'è una cappella? Sì. Subito Ale. Aspetta che la fai. Hai 200 di corsa, subito. Bene lì, una bella cappellona. Ah, sai che cos'era? Hotel più scuola. Sì. No, non è una scuola, eh? Una colonia, esatto, tipo. Brava, sì. Brava. Questa è una colonia. Sì. Sì, perché questa qui è una scuola. Allora. Ah beh, ma sì, ma è normale che siamo con noi, dei coglioni noi che non ci abbiamo pensato, ce ne sono un milione. Siamo sul mare, esatto, sì. No, raga, siamo in chiesa. Che sborata. Bello. Cos'è? Questa è rimasta bella. Ah sì, perché è nera? E ne ha la voce bassa. No, qui è nera. Questo è bellissimo. Meraviglioso. Bello, sì, cazzo. Io vado dietro. Ah, c'è anche dietro? Ah sì. Comunque bellissima, sì, è fatta tutta mosaico. E poi sai cosa c'è di bello? Che nessuno ha spaccato niente qua. Vedi che sono tutte perfette le tesserine? Sì, sì, mosaico. Incredibilmente nessuno ha rotto niente. Ma anche questo marmo mantenuto così, stupendo. Io più di uno. Sì, è carino. Io più di uno. Ho un dubbio. Io più di uno. Qui sotto. Sì, potrebbe essere. Se le ossa dentro, dici no? No, credo. Strana però quella maniglia lì, eh? No, perché è pieno. Allora, qui c'è un buco, non lo vedi qui, non è? Sì, no, secondo me qui c'era la lucina, poi qua dentro c'era un'immagine sacra, esatto. Ah, ok, quindi facciate tipo l'ologramma. Se mi permetto di... Ma che ologramma? Illuminava? Sì, sì. C'era un santo. Cosa sei tu, Ale? Sei già nel 1000... Già nel 3000. Io sono nel 3000. Sì. Grande, siamo qui, siamo nel 1920. Grazie. Brava, questo è un confessionale. Ah, no, sì. Lei è brava. Sì, segue tutti i nostri video, per forza. No. Oddio, impari poco dai nostri pochini. Siete dei gran cazzate da noi. Ma cos'è sta merda? È sbocco. Però di un animale. Ecco, hai ragione, quello dello estintore. Ah, che figata.
Socia, ma quante ne sai? Bisogna che ti porti a dire con noi un po' durante le... È troppo avanti. No, è che lei sai cosa? La rovina, perché noi siamo stupidi e quindi la gente dopo ci commenta. Sì, dopo dice vogliamo sempre lei. Non ti far fare brutta figura, adesso bisogna che fai un po' l'ignorante qua. Questo non è mica passato. No. Ah no? No. No, questo è una vetra. Bello qua. Cosa c'è qua? Occhi i vetri in terra. E che sai cosa? Io mi sono perso completamente. Sì. Sì, sono tutte dolci queste qua. Queste qui sono dolci. Bello, c'è anche un lettino qua. No, cazzo, mi andrò indietro. Ma fosse l'obitorio. Sei un massaggiatore, sei un fisioterapista. Facevi i massaggi con... I massaggi con le mani. Vabbè, anche per le mani con i piedi. Meglio con le mani che con i piedi, no? Che c'è chi fa... C'è anche chi piace il massaggio con i piedi. Certo, la mia. Cominciamo a salire. Mi sta mandando il zanzare. Ma infatti non ci è andato tutta la settimana che Considera che Ale si lamenta tipo. Sì, ho visto. No, ma dopo sono migliori, sono preso giù. Bello sto blush. Sì. Pensa che giardino bello una volta quando era in forma. Ci sono ancora tanti piante, wow. Ma cos'è sta roba? Siamo te saresti da Dio con queste qua. Dai, queste sono mie. Sono belle, Timberland. Ma sono Timberland. Beh, certo. Eccolo il primo letto per dormirci sopra, se volete. Sì, sì, sì. Sì, sì. Guarda la birra. Bello, però. Vabbè, è fatto Babbo Natale qua. Oh, pensa se vedi qualcuno. Pensa se vedi qualcuno alla finestra. La parte alta. Non si guarda mai. Solo che secondo me non c'è il tetto qua. Oh, comunque ci sono una roba di qua, quanti stronzi, ma cos'è? Porca puttana. Ah, capito, devi cagare, non sono punto solo, cazzo. Sì, anche secondo me, infatti ero curioso. Ah, sono tutti mobili antichi, così carina, dai, però sono tutti vuoti ovviamente. Quindi... Sono armadi però che c'erano una volta. Sì, sono figate infatti. Però vabbè, sono un po' svuotati. Cosa c'era in fondo? Vedi? Tipo un silos, che cazzo? Che cazzo vi infilate ogni volta così alto? Ah, è un... Sì, è la raccolta di... Ah, figo, da forse... Ah, aspetta che è scritto merda verso il là. Ma io sono una merda. È scritto merda. Guarda che figo. Che bello. E là davanti c'è il mare con tutta la gente. Bello però, eh. No, non ci credo, c'è uno là alla finestra, Samu. Dove? Che cazzo guardi, cretino. No, cara, guarda, ha fatto un buco in materasso. Wow. Sai perché? Guarda, sì, la moglie era tanto di dormire. Che coglione, porca puttana. C'ho un sacco, capo. Morte, al fascismo, libertà ai popoli. Qui è stato assassinato un vecchio. Assassinato. Come cazzo fare il cazzo? Poi guarda. Oh, là, quella è roba nuova. No. Sì, sì, c'è la padellina che è nuova. Ma smetti la cretina. Andiamo a vedere. Sì, a vedere. Yeah. Vuoi farmi una foto? Veramente viene diciamo. Ma dice anche adesso? Ma dite anche adesso? Bisognoso. Tocchiamo un po' in alto. Ehi, qui c'è abita qualcosa. C'è la porta chiusa con le lucchette. Ah, sì. Non è che c'è anche triplo lucchetto. C'è anche punto, sì. Ah, no, ma qui non entriamo. Senti anche l'odore? Stanno a loro. Viene a risare il sacco. Sì, sì.
Sì, sì, sì. Qui ci incannano di brutto, bisogna che ci giusto. Vabbè, adesso sicuramente non è in casa perché sì, sennò non chiudi il lucchetto da fuori. Sì, infatti. Però è meglio non disturbare. No, ma se ti puzza così? Non mi viene anche fuoco. Cos'è questa? C'è la casa di qualcuno. Sì, sì, no, sì. Ma poi sicuramente cioè, se è qui ci parliamo che sarebbe bellissimo riuscire. Gatto nero, ma veramente che c'è un gatto nero? Giuro che c'è un gatto. Un gatto, guarda, lo vedi lì. Non sono da lì. Vedi la poltrona un po' così. Peso comunque. Vedi di qua, guarda. Vedi qui al lato. Qui ci vedono e siamo un po' al limite. Bello, guarda che figo. Bellissimo, ma cominciano a vedercela. Ma si sono. Si vede anche la ruota. Spettacolare. Hanno fatto un milione di graffiti, che cazzo ne frega. Puoi sentire che aria che tira? Vuoi dormire qua con i Jim Ross? Sì, sì. Non so perché sta freschi. Ti ci vedrei bene a dormire qua sul terrazzo con i regas, tu che saltano. Da qui si vede la casa del tipo? Sì, è lì. Sì, non è un appartamento, non è che vedi le, cioè, sì, vabbè, hai capito. La casa, cioè. Un po' di seconda mano, diciamo. Le stanze. Altissimo. Questa è casa di qualcuno. Questa è casa di qualcuno. Ah, sì. Anche qua? Che in realtà, allora... Sozza. Tecnicamente, adesso dire casa di qualcuno, un po'... Cioè, in realtà... Questo sai che cos'è? Questo è un po', ci stanno più tipi che qua, diciamo, due volete. Ci ha messo dentro le loro cose, sì, sì, sono quelli dei graffiti, sì, questo qua sicuro. Magari usano come posto dove vengono a fumare. Sì, 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 molto questo non c'è da gente. Sì, sì, guarda che là c'è una cosa per il crack. Ma dove? Quella lì, con la bottiglia lì. Cazzo dici? Vedi? Sì. Ma che cazzo ma dici? Sì, no, guarda che sei in lì. Che merda. Oh, io finisco l'esplorazione qui in questa stanza. Qui c'è anche il mare, guarda che figata. È quasi romantico questo posto. Cos'è che hai detto? Ma vuole un attimo. Ti ringrazio. Senti, ti ringrazio. Dama, se tu vuoi dare un bacio a cara, invece lui è contentone. Dai, è che, dai, dai, cara, sono qui. Guarda qui, oh, qui ti ha rappresentato a te, vieni a vedere. Vieni a vedere. Sei uguale, no? Guarda che botta. Ti farti i capelli, quindi. Ascolta, ma qui è già finito. Ma veramente? Avevi l'occhio vitro. Oh, Ale, oh, come mi improvvisa. Ma che cazzo è stato? Ah, gli ha fatto il titolo come lei. Ma hai capito? Oh, che integrazione. Ciao da Marzia. No, non ci credo, questo è stato scritto nel 93, 30.08 1993. Questo è l'ultimo piano allora. Sì. Dai, siamo quasi giunti al termine allora. Si può camminare qua? Ma penso di sì, che ti vedo. Diciamo che c'è visto. A parte che non è vero che siamo. Catanzaro oggi non volevo dare la posizione corretta. Vabbè, proprio bisogna dire Catanzaro. Gioia Tauro. Si vede fuori. Catanzaro vicino a Tropea in provincia di Messina. Quindi la sigla della provincia sarà B.O. Bolzano, esatto. Hai ragione, Bolzano Bizzetta. Quindi B.O. che cos'è? Borbio? Bologna. Hai vero Bologna? Che puttana. No, sono un cazzo con l'orecchio. Che coglione. Dimmi che sono un cazzo con l'orecchio. Allora ragazzi, vi ringraziamo di aver visto il video fino qui, fino alla fine. E vi ricordiamo ovviamente di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di commentare qui sotto, tutti quanti, scrivendo cosa ne pensate di quel ragazzo lì bello, statuario. Bello poco. E soprattutto della ragazza iscritta al canale. Lui? Che è venuta con noi. Lei. Che è venuta con noi in esplorazione. Se è stata brava, se non è stata brava, scrivete tutto quello che volete. Poi possibilmente non dateci troppe colpe se siamo così ignoranti. Esatto, magari quello cerchiamo un po' di mascheratelo. Siete bravi ragazzi, però. E poi c'è un però. Te ti sei divertita? Oh, io. Fuggimento sudata.
Sei, hai sudato anche te? Sudata. Adesso capisci perché mi sembra di andare in piscina ogni volta, eh? Facile fare esplorazione ad aprile. No, vabbè, anche io sono sudato, però Ale, cioè tu... Ma perché io bevo tanta acqua? Io bevo tanta acqua, dopo espello tutto. Sì, perché dopo... Ma è anche uso di creatina. No, dopo i liquidi cerebrali escono e non capisco più niente, capito? È per quello che sono confuso. Va bene, dai. Damma, vai tranquillone. E per il resto, niente, noi ci vediamo sabato. O domenica. Se ha voglia di editare. Se ha voglia di editare. E se magari tu carichi video, coglione. L'ultimo video non mi hai caricato l'altro. Ma questo è un retroscena in bianco e nero. Cos'è l'altro? Cos'è l'altro? Allora, non puoi dirvi. Ciao ragazzi!